Buongiorno Mari, buongiorno. Io non sono servito. Buongiorno Mari. Buongiorno Fernando. Che si carattoso, eh? Grazie a Dezza, tu prendi un grosso caratto. Però certa gente ne ha botto, ogni volta che ti vedo che la sigaretta è meno, non devi fumare. Ma da chi è? Manca le soldi a me, a chi arrende canto? Non devi fumare, fino alla diurna, lo muore. Signora, la sigaretta, ma quella mi voleva da motivo. Evidentemente gli piace arrivare. Io mi voleva ci mandare. E allora non sapeva veniva a fare, ha messo la schiusa la sigaretta. Tutta striscia. Non fate niente che hai usato a fare. Signora, scusi, è un accendino. Non fai più che la vuota cabettare. Vuota cabettare. Vuota cabettare è anche la schiusa dell'accendino. Dopo sta pure quella che ne fumo, però anche la sigaretta dell'edra. Scusi signora, mi dà una sigaretta. Io non ne urna, lo monumento. C'hai una sigaretta e tu lo spoccio da friend e cerca la sigaretta a me. Ma io non lo so. Scena che la gente non sta buona di coccio. Ci siamo dita? È parecchio più ora. Qua se lo vuoi russo, gli ha dato pure la coccia. Lo vuoi russo? Fa brutto scherzo. Mari. Oh. Comunque io muovo, dove stai? Che no? Al tavolino. Tutte donne, facciamo una piccola ripresa. No, veloce, non si preoccupa. No, non si preoccupa, non si preoccupa. Sembra il reparto ginecologia. quindi ti ci scomparisci. Ma che io. Vada feita, do dai in galera, regina Gina, dai. Prima dice una parola, adesso fa che dopo ti fanno mi si scangeli, ti scangeli. Niente, non acceso. Ieri, dove stai? Sono detto a me da mano. Puzzato restato, mu grazie. Ma tu, dal curte prima, le fammi. Poteva venire buono. No, poteva venire buono. Ma quello è buono, che non sapevano manca dove stava nelle berre. Noi invece ci siamo modernizzati. Il caffè al bar, l'aperitivo al bar. Ce lo prendiamo la libertà. Non ci tocca. Oramai ha tocca, dopo va tutto. Va a tocca di diritto. Certo che c'ha tocca. Pure perché mo l'uomo non se lo faccia. Oramai è la donna quella che è la colonna portante della famiglia. Perché l'uomo. Ma mo l'uomo non è che andava a fare la fa. No, e la femmina gli è che andata a fare. Non fanno cazzo niente, potrei dire che questo povero uomo le si è messo turrito. Quindi non c'è. Prima avete lottato per arrivare ai diritti, pari diritti. Si è lottato troppo. Questo povero uomo era tutto alle strecce arrivi che si era vendendo. Mari, sei sempre molto simpatica. Ecco, se ne arrivano tutte da mamma. È vero il detto, non se ne può niente. Oppure, arvende tutta la quinta. Se ne va una e torna a quattro. Ne chi c'è Dio, ne arvende cinque. Qua si pure luare, Mari, stavo inquadrando anche la signora qua, un attimo. Che si fa grazie a te che ci sta la pensione la nostra. Meno male che ci sta la pensione del marito. La pensione del marito. Meno male la pensione del marito, che se no... Agnazza Teranne. Il barro non ci poteva mai sentire la pensione del marito. Quindi le pensioni del marito venite pure. Certo. Siamo fatti la serva del marito, non abbiamo onze, potevamo permettere. Che hai detto, signor? So che non ti vuoi far riprendere. No. Ma si è detto una cosa, se mi fitte la serva del marito. Al marito e monze potevamo permettere qua a fe, mo siamo aperte. Va benissimo, io non dico che tutto va bene. Va bene, ritorno su Maria. Maria. Sì, va Maria. Maria, lo voglio, lo butto via. Eh? Maria, lo voglio, lo butto via. A cui c'è mi dicevano che andava a dire. Maria, lo voglio, lo butto via. No. Va bene, allora dopo questa analisi sociale sul ruolo delle donne. Attuale, Mari, io ti saluto. Fernà, che vuoi salutare? Oramai le donne hanno preso il sopravvento sugli uomini. Le femmine, mo, allumine, gli fa coi le penne, gli fa sten, le fa stere, gli fa fare le spese, gli fa fare mangiare. Gli fa goce a mangiare. Sono io, sono sfortunato, marito, ma manco il coaffè, a me non mi piace la goce, però...
non si è morta marito, ma in 40 anni di matrimonio che accuso era il, si vede che riesce ancora a fare. Però adesso con questa nuova tecnologia io mi collego a Google e per esempio io fa queste fagiole e quello mi dice metti l'olio, metti la cipollina, seguo quello e qualcosa faccio. Solo che a New York hai fatto una tua per post, ma mi facevi schifo, ci fatto un guaio, ma non lo so c'è di che sapere, io non l'hai mangiato perché mi veniva dar matto. E marito, ma perché se lo mangiava? Quello zio, per non dargli dispiacere, gli ha detto fammelo mangiare. Ma la mattina presto mi fa, amore, ti posso ti posso dire una cosa? Dimmi, tesoro, che c'è? Mamma, quando faceva schifo quella qua, che cazzo te lo sei mangiato a fare? Te l'hai detto che facevi schifo? Però, vedi, è innamorato, è l'amore, l'amore è grande. L'amore è grande. L'amore è cieco, dice. No, niente, è cieco, perché quello ci ha visto buono. No. No. Se permetti, tinga la stazza, tinga l'intelligenza, tinga tutto questo. Maria, io volevo dire, l'amore è cieco, ma non quello. Per il premio si diceva l'amore è cieco. Mo, l'amore praticamente, detto più manca il gusto, cioè, non mi ve la parola esce, non ha più l'olfatto, non ha più il gusto, perché per amore uno si mangia pure quello che fa schifo. Certo, quando uno è una ama prova una d'amore. Persona... Devo volere una chianacchia. Devo volere una pura chianacchia. Devo volere una bella chianacchia. Va bene, amiche, io vi saluto. Ciao. Ciao a tutte. Ciao.